pronto, LC Racing? Portate un mezzo muy muy caliente per il messicano, por favor. A few moments later. Il messicano chiama e qui arriva, ragazzi, Kawasaki 450, e vi dico la cosa bella di questa moto: è super elaborata. Partiamo dal cilindro, che non è originale. Facciamo vedere cosa monta. Atena 493, giusto per volare, pinza derivazione Panigale, Brembo stilema, veramente tanta tanta roba, sospensioni Solva, cerchi bicolori Alpina, fighissimi tra l'altro dal vivo, belli belli, fanno un bel match. L'ultima cosa, vi faccio vedere la chicca: scarico full Akrapovic in titanio. E tra l'altro, ora che mi cade l'occhio, vi faccio vedere, le giapponesi non montano la 160, qui invece è stato fatto un lavoro al forcellone per far sì che tutto monta alla perfezione, quindi tanta tanta roba. Oltre al test di questo super mezzo, oggi andremo a fare un bel confronto con la Verdona di Mitch. Sei pronto? Io sono pronto a sfidare il messicano? Sono pronto, vedere se riesco a battere il messicano, oggi la vedo dura. Qua solo roba caliente, e ora vamos! Proviamo qua al mezzo, ragazzi. Che sentite già come tuona il rilascio. Allora, c'ha dietro la gomma nuova, quindi non posso fare piegoni esagerati. Scaldiamola bene. E gas! Siamo bellissime! Wow! Guarda, se avete un Kawasaki, guardate bene come inserire il launch. Basta tenere premuto questo tasto, ok, che lampeggia, quando vedete la luce lampeggiare è inserito. Ora, gas a martello e via! Proprio cacchio. Allora, che si sente tanto, posso dirvi, è il fatto del 490, che spinge tantissimo sotto a veramente tanti più bassi rispetto alla mia Honda, e l'unica cosa, pecca un pochettino in alto, però per il resto tanta roba. Allora, forse avendo il microfono il sound non rende, aspetta che lo faccio sentire da fuori. Sentite che roba. Porca vecchia! Che sta Akrapovic qua, fa un suono assurdo. Andiamo! Prima! Seconda! Terza! Quarta! Quinta! Praticamente tutte le marce su, e qua arriva il bello: siamo in una pista, in una ex pista di aerei, e questo rettilineo qua adesso lo sfrutteremo bene facendo un confronto con la Verdona di Mitch, quindi vamos. Bene.
fatto l'impennata più lunga della mia vita con questa moto. Assurdo. Eccolo. È agitato lo zio, è agitato. Che sei cattiva, ragazzi. Dopo farò un giro anche con quella, eh. Devo convincere solo lo zio. Momento della verità contro la Verdona. Aspetta, eh! Metto il launch! Ho messo il launch! Oh, chi dà il via? And we say bye bye! Porca vacca! È assurda quella macchina! Fra, provo con quella? Proviamo! Vediamo se con questa ho qualche possibilità in più. Marino allungo, non so. Secondo me le prendi. Bilone! Lascia stare! Passa! Lascia stare, passa! Fia, ma va troppo! Sei pronto, zio? Aspetta, eh! Facciamo le cose fatte bene, ok? Missile! Sì, esatto, ormai... Che altro che ho proprio mollato perché ti ho visto partire un po' malino. C'è la frizione che stacca in fondissimo sta moto. Però va bene, ormai ho già capito che non c'è confronto con te, zio. La Verdona è la Verdona. Già. Niente, andiamo. Ormai le ho prese, basta. Però ragazzi, mi sono super divertito. Con il TM anche. Guarda, per oggi basta, però... Anzi, dai, dato che ci sono... Non posso dire di no. Sei anche il termometro. Perfetto. Quando è che si può scannare? 45 gradi. 45. Andata. Allora mi dici. La carburazione solo per andare forte, quindi. Ok. È normale che sia un po' ingolfato. Fallo stoppare un pochettino e poi vai. Okay. Pronta per scannare. Qua devo soltanto ringraziare LC Racing per il test di tutti questi mezzi. Tra l'altro voglio dirvi che il Tiwi qui così è in vendita e veramente merita tantissimo. Mezzo mostruoso. Detto questo, iscrivetevi al canale, sfondate quel tasto like e noi ci vediamo in un prossimo video muy caliente.